Scusi, lei sa che oggi sono stati nominati nuovi assessori a Benevento? No, non lo so. Ma cambia qualcosa secondo me? Ma che ti ha cambiato? È sempre quello. Quindi secondo me non cambierà nulla, ora a parte se conosce. No, ma che figure se cambia solo nominando, cambiando gli assessori, cambiando la faccia. Non conosco, quindi non mi permetto di giudicare ovviamente non avendo conoscenza. No, non basta questo? No, assolutamente, cioè, ci vuole ben altro, ma non solo a Benevento, che poi è tragica proprio che io sappia la situazione a Benevento. Penso che in tutta Italia non cambia questo. Ci vuole onestà e verità in Italia, cosa che purtroppo non c'è. E ci vuole soprattutto tanta informazione dei mass media, che purtroppo sono tutti molto, molto legati al sistema. I giornalisti prendono ovviamente lo stipendio perché glielo paghiamo noi con le nostre tasse. Che facessero la loro attività come la fanno gli imprenditori. Se vendono i giornali guadagnano, altrimenti cambiano mestiere come faccio io, giusto? Sì. Credo che questo sia giusto. Come fa un giornalista ad essere libero se gli paga lo stipendio il sistema? Mi scusi, lei sa che oggi a Benevento sono stati nominati... Lei sa che sono stati nominati nuovi assessori oggi? Scusi, lei sa che oggi a Benevento sono stati nominati nuovi assessori? No? No. Secondo lei cosa cambia? Non cambia proprio niente. Lei sa che oggi a Benevento sono stati nominati nuovi assessori comunali? Non lo so. Secondo lei cambierà qualcosa o no? Ma non cambierà niente. Secondo lei no? No, penso di no. Non mi parlate dell'amministrazione comunale. Perché se fossimo a sangrare tutti qua. Lei ne pensa male? Fatti i concorsi nelle guardie municipali, non si sa che fine ne ha fatto. Io tengo un buon amico che è giudice, un figlio ha fatto il concorso e non risulta da nessuna parte questi concorsi. Avete capito? Ci dice che sembrasse fare cristiano, ma ne manca lei. Senta un secondo, lei come vede la città in generale? No, in generale la città non è male. Rispetto alle altre città. In come amministrata? Come amministrata non mi piace, sinceramente. Ci dite così che sembra essere gli amministratori e di essere un po' più onesti. Me l'ho detto, un compagno mio, un figlio, è laureato, ha fatto concorso nelle guardie municipali, non si sa che fine ha fatto quello concorso. Ma chi lo padre è giudice, chissà come va a finire. Sa che oggi a Benevento sono stati nominati nuovi assessori? Che ce ne interessa, chi l'ha nominato a fare? Non ho capito. Oggi a Benevento sono stati nominati 3 nuovi assessori. Secondo lei cambia qualcosa? Vorrei rispondere proprio per le rime, ma penso che peggiorerà sempre la situazione. Lei come vede la città? Sporca. E l'amministrazione che non esiste proprio, nel modo più assoluto. Niente, non esiste proprio. Nulla di buono? Eh? Nulla di buono? È nulla di buono, quando vediamo ci stanno c'è un centinaio di indagati, uno che cosa si può aspettare? Oggi nuovi assessori, lei lo sa? Non lo so, però siamo stanchi. E soprattutto cambierà qualcosa? Come cambierà? Se il sole sempre ha... appare e sempre tramonta, non cambierà nulla, perché qui siamo malati noi, qui è in testa, manca tutto. Siamo corrotti, corruttori, inciviti. Non sono di Benevento. Comunque come vive la città, come la vede? No, la vedo gradevole come città, sì, abbastanza vivibile. Forse mi permetto di suggerire, devono pensare un poco alle persone che vengono a lavorare qua, quindi maggior parcheggi oppure più accoglienza come strutture. Una sola domanda, come vede la città? Lei che la vive sicuramente. Beh, non troppo bene per la verità, grazie. Nuovi assessori a Benevento, cosa cambia secondo lei? Ah, niente, non cambia proprio niente. Come vede la città? Male, male. Sotto tutti i punti di vista? Sì, sotto tutti i punti di vista, male, male. Sa che oggi sono stati nominati nuovi assessori a Benevento? Mi fa piacere. Soprattutto cosa cambia secondo lei, se può cambiare qualcosa? Ma non lo so, dipende dall'impegno che ci metteranno questi assessori. Senta, lei come vede la città in questo momento? Piuttosto degradata. Sì. Penso che siamo d'accordo. Cioè ci vorrebbe un poco più di ordine, di pulizia, rifare il mando stradale, rifare i marciapiedi. E, insomma ci stanno... Vari ambiti. Vari ambiti. Come valuta questa amministrazione comunale? Cosa ne pensa, bene o male? Peggio di prima. I nuovi assessori oggi sono stati nominati. Ho capito, ma io non sono di Benevento. Però vive la città, no? Ma
Come la vede la città? Molto male, molto male. E il motivo? Io vengo da Pescara, Pescara, quindi faccio il confronto. Il confronto con Pescara, che è in Abruzzo? Poi vedo, è un grosso paesone. A Benevento sono stati nominati nuovi assessori, cambia qualcosa secondo lei? Veramente non lo so nemmeno questo particolare che l'hanno fatto loro. Vabbè, glielo dico io, secondo lei cambia qualcosa? Sempre con la speranza che può cambiare qualche cosa. Senta, ultima cosa, lei come vede la città? Bene, male, come la giudica? E gli amministratori soprattutto? Potrebbe andare un pochino meglio. Nuovi assessori a Benevento, cosa cambia secondo lei? Niente. Come vede la città e come vede gli amministratori? Deludenti. E per cosa? Per tutto? Soprattutto come amministrazione. Nuovi assessori a Benevento, cosa cambia secondo lei, se cambia qualcosa? Io penso assolutamente niente. Rimane tutto come prima, niente più di che. Un giudizio suo sugli amministratori? Attuali? Non preferisco non esprimermi. Non vede nulla di buono? Effettivamente. Non ha nulla di buono da dire, o no? Effettivamente, l'ha detto lei. Preferisco non esprimermi.